Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questo primo Open Day dell'ITS Turismo Puglia del 2022. Io sono Imma Petio e sono la responsabile delle attività di comunicazione ed orientamento dell'istituto. Quindi siamo oggi qui da Lecce, in particolare vorrei salutare chi sta partecipando al nostro webinar direttamente sulla nostra piattaforma Zoom perché ha effettuato l'iscrizione e quindi siamo lieti di dargli un benvenuto e chi invece si sta collegando direttamente dalla nostra pagina Facebook perché ricordiamo che il webinar è anche in diretta sulla nostra pagina. Quindi vi ricordo che potrete interagire per tutta la durata del webinar tramite la chat qui disponibile su Zoom, alzando la mano oppure scrivendo direttamente il testo della vostra domanda o del vostro commento, oppure tramite i commenti direttamente, sulla pagina Facebook ITS Turismo Puglia. Chiaramente al termine dell'Open Day riserveremo qualche minuto per rispondere a tutte le vostre domande. Allora, ragazzi, intanto grazie. Grazie per la vostra partecipazione ed iscrizione a questo webinar di orientamento e promozione di quello che rappresenta oggi il mondo degli ITS in Puglia, ma anche in Italia, in questo settore, diciamo così, interessante e così affascinante che è quello del turismo, dell'ospitalità e dei beni culturali, perché il nostro ITS effettivamente abbraccia tutta l'industria legata, a questi tre macro settori, a queste tre macro aree che ho appena citato. Allora, quindi che significa? Che dopo la maturità esiste sono soltanto due strade? Effettivamente no, oggi non è più così perché grazie all'esistenza degli ITS non avete più soltanto due opportunità davanti a voi. Esiste infatti la possibilità di frequentare un percorso di alta specializzazione con un ITS, che è una sigla che sta per Istituto Tecnico Superiore e che consente a chi, diciamo, non vuole attardarsi ad entrare nel mondo del lavoro, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare ad un percorso formativo di alto livello e di elevata specializzazione, di poter intraprendere, diciamo, una strada, con l'ITS. Si tratta di realtà promosse dal Ministero dell'Istruzione e che sono previste dai piani territoriali triennali delle regioni. Hanno il supporto di tutte le realtà lavorative e imprenditoriali del territorio, oltre che quelle, diciamo, amministrative e governative, quindi hanno al loro interno, regioni, enti locali, amministrazioni, proprio grazie, diciamo, al cofinanziamento della regione e del Ministero dell'Istruzione. E cosa fanno? Con il supporto, diciamo, concreto di queste realtà, portano agli studenti un innalzamento delle proprie competenze per, diciamo, guidarli verso concrete e di elevato livello, opportunità lavorative, oltre che formative. Questa, diciamo, è una caratteristica che mi auguro potrete evincere una volta, diciamo anche nel corso del webinar, ma per chi si affaccia per la prima volta a questo mondo, cercheremo di scoprire insieme quali sono le loro peculiarità e le loro caratteristiche, grazie al fatto che con un'offerta formativa che prevede stage aziendali e tirocini formativi obbligatori per almeno il 40% dell'intero percorso formativo biennale, hanno un'elevata possibilità, insomma, di placement e di occupazione in uscita da questo percorso di alta specializzazione. Oggi parliamo per l'appunto, lo ribadiamo, di un ITS nel settore del turismo e dei beni culturali che ha sede principale a Lecce, come sede legale, ma che opera su tutto il territorio della regione anche con diverse specializzazioni. Diciamo che l'ITS Turismo Puglia ha una sede in tutti i capoluoghi di provincia pugliesi. Ma per comprendere al meglio il nostro mondo e il nostro diciamo, modus operandi, abbiamo invitato a questo bellissimo webinar i nostri ospiti, che ringrazio soprattutto per aver accettato il nostro invito senza esitazioni e che mi accingo a presentare, diciamo, prima poi di iniziare a dialogare con loro e a porgli qualche domanda sulla loro esperienza diretta con l'ITS, che ci auguriamo, insomma, possa offrirvi uno spunto, ma soprattutto un suggerimento, qualche consiglio in più per chi di voi si sta approcciando a questo mondo della scelta post-diploma, ma anche a chi eventualmente voglia intraprendere un percorso di specializzazione in questo settore. Allora, diamo il benvenuto prima di tutto ad Angelica Pantaleo, che è una nostra studentessa al primo anno del percorso in Digital Marketing e Hospitality Management 4.0 con sede a Lecce. Oh, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Angelica, grazie di essere qui. Grazie Diamo a il voi. benvenuto ad Alessandro Stefanio, General Manager di Tenuta Centoporte, consulente e formatore per lo sviluppo del business delle strutture ricettive. Buon pomeriggio. Diamo il benvenuto a Gianluca Metrangolo, amministratore di Epoca Collection, CEO di GM Management, formatore e consulente. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Diamo il benvenuto a Raniero Lomartire, Managing Director di Epoca Collection, founder e concept designer di Puglia More, società di consulenza e progettazione. Buon pomeriggio, un caro saluto a tutti e grazie per essere qui. Grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Allora, quindi cosa faremo? Faremo una panoramica, soprattutto su quella che è la metodologia didattica ed esperienziale utilizzata all'interno dei percorsi biennali dell'ITS Turismo e Beni Culturali della Puglia, e approfondiremo le opportunità che vengono offerte dall'Istituto, dialogando quindi con i nostri ospiti per poi lasciare spazio verso il termine ad ulteriori dettagli tecnici che magari diciamo, approfondiremo anche con l'utilizzo di alcune slide, alcune infografiche, e soprattutto per lasciare spazio ai vostri commenti e alle vostre domande. Ok? Allora, ci siamo. Iniziamo da Angelica. Angelica è, come abbiamo detto, una nostra studentessa al primo anno del percorso in Digital Marketing e Hospitality Management 4.0. Allora, Angelica, raccontaci un po' la tua esperienza come studentessa ITS. Tu frequenti questo percorso e ti stai specializzando appunto in Digital Marketing e se non ricordo male, prima di arrivare all'ITS ti sei, tra le altre cose, insomma, laureata, hai conseguito una laurea. Come ti stai trovando all'ITS? Come stai, diciamo, trovando questo percorso di alta formazione e quali sono, secondo te, le opportunità che vengono offerte agli studenti? Grazie Imma per avermi introdotta. Allora sì, ricordi perfettamente, infatti io ho conseguito la laurea magistrale lo scorso luglio e ho studiato traduzione e interpretariato. Diciamo che erano diversi anni che bazzicavo un po' in ambito turistico e quindi ho poi scelto ITS per professionalizzarmi. La mia primissima esperienza è stata in un villaggio turistico come animatrice nel 2016. Immediatamente mi sono innamorata del settore dell'ospitalità che vivo come una vocazione. Poi ho lavorato in diverse strutture ricettive della città di Lecce come front office ed è stato proprio grazie ad un mio collega che sono venuta a conoscenza qualche anno fa di ITS. Io mi ricordo ancora quando lessi il programma che insomma era stato pubblicato da ITS quell'anno e mi emozionai, pensai proprio è tutto ciò che io voglio imparare, che voglio sapere, conoscere. Però comunque stavo concludendo il mio percorso universitario, quindi che non mi sono assolutamente pentita appunto di aver portato avanti, anzi, perché comunque ho acquisito un bagaglio culturale che mi permette anche di stare al passo con tutti quelli che sono gli stimoli che ricevo anche quotidianamente in aula con ITS. Però proprio per questo motivo, diciamo, per questo percorso doppio, posso essere testimone delle differenze degli approcci universitario e di un istituto tecnico. Infatti, un esempio che io faccio spesso è quello che in 5 anni di università non ho mai sentito parlare nessuno dei miei docenti di tariffe da richiedere, per esempio, vi ho detto, io ho studiato traduzione e interpretariato in magistrale, mediazione linguistica in triennale, e nessuno mi ha mai detto, mi ha mai insegnato, per esempio, le tariffe da richiedere per una sessione di interpretariato o per una traduzione. Perché all'università sei un po' lasciato, diciamo, in una vasca di squali, sia durante che dopo. Invece all'ITS noi alunni siamo comunque quotidianamente stimolati da imprenditori del territorio che intanto credono e amano ciò che fanno e poi soprattutto che hanno una passione molto particolare nel trasmettere le informazioni e, appunto del loro lavoro, del loro mestiere. Diciamo che è più una passione che li spinge a, dopo ne sentiremo tre dei docenti, insomma, quindi ve lo diranno loro stessi.
è più una passione di insegnare che una vera necessità di farlo, perché appunto anzi hanno tanti altri impegni e attività da portare avanti. Non so, insomma, se mi spiego, ecco. Diciamo che fare lezione, però, d'altro canto per noi alunni, fare lezione ogni giorno con esperti come loro è proprio un lusso. Poi soprattutto quando nascono anche delle belle collaborazioni, come è successo nel mio caso con Raniero, Alessandro e Gianluca. Infatti io insieme a loro sono stata organizzata, diciamo, mi hanno loro tre coinvolta nell'organizzazione di un evento molto molto importante per il territorio, per il turismo qui in Puglia, che è il BTM, la Fiera Pugliese del Turismo. Io non avrei potuto essere appunto più contenta di ciò, e credo che se non avessi frequentato ITS magari tutto ciò non sarebbe successo. Un altro progetto interessante che per esempio ci porterà ad un'altra fiera del turismo, quella romagnola del TTG, che è appunto la Fiera Italiana per la Promozione Turistica a Livello Mondiale, ha visto coinvolta la mia classe come rappresentante dell'ITS Puglia insieme a ITS Veneto, Marche ed Emilia Romagna, ed è un progetto che prende il nome di Adriatic Road, in quanto è mirato a creare un itinerario turistico lungo tutta la dorsale adriatica, valorizzando alcuni borghi di queste regioni considerate. Un altro aspetto molto importante dell'ITS come istituto è quello di unire la teoria, quindi le lezioni frontali, con la pratica dello stage. Noi siamo chiamati a fare diverse ore, un gran numero di ore nelle strutture, che possono essere strutture ricettive, così come anche magari agenzie di viaggio, a seconda delle propensioni di ognuno, perché chiaramente quello di Digital Marketing e Hospitality Management, ma anche gli altri corsi che ITS offre, sono, diciamo, indagano diversi aspetti dell'ambito turistico e dei beni culturali. E nel mio caso, per esempio, ho avuto la possibilità di firmare un contratto di apprendistato e dunque di iniziare un rapporto lavorativo con una struttura ricettiva 5 Stelle Lusso della città di Lecce. Chiaramente questo per uno studente, una persona che sta ancora studiando, appunto, è un'opportunità veramente incredibile. E diciamo che se c'è un consiglio che mi sento di dare ai futuri studenti è di aprire le orecchie durante le lezioni, cercare di rubare ogni tipologia di informazione che viene condivisa ed essere a loro volta, a vostra volta, promotori di voi stessi, nel senso che se avete, non so, qualcosa che vi piace, un progetto personale, una qualsiasi ispirazione, ma anche un'idea che vi viene semplicemente sentendo parlare ai docenti in classe, voi dovete condividerla assolutamente, senza alcun timore di farlo, e anzi bisogna appunto essere entusiasti in prima persona di noi stessi, soprattutto per lavorare in quest'ambito con il turista, con i nostri ospiti appunto. Dobbiamo essere promotori davvero di noi stessi, poi del territorio e di tutto ciò che c'è intorno. Io posso lasciarvi magari in chat i miei contatti LinkedIn, ma anche email, in modo tale che se qualcuno volesse farmi anche altre domande o avesse bisogno di consigli, può contare su di me, insomma, come futuro studente. Più che felice, insomma, di condividere ulteriormente, di aiutarvi qualora, di supportarvi qualora fosse necessario. Grazie. Perfetto, Angelica, grazie. Grazie mille, diciamo, intanto per la tua testimonianza, ma soprattutto per il tuo entusiasmo. E effettivamente, diciamo, tu non ti sei mai risparmiata di dimostrare veramente quanto studiare all'ITS effettivamente poi ti abbia portato. Ma io, diciamo, non ho problemi nel sottolinearlo. L'ITS è sicuramente un bacino di opportunità e offre tantissime esperienze ai propri studenti, ma poi, diciamo, la differenza la fanno loro stessi, ed effettivamente l'esperienza di Angelica lo dimostra, nel senso che il suo entusiasmo e la sua motivazione sono abbastanza tangibili, no? Quando la si ascolta. Quindi è chiaro che poi ciascuno studente
ciascuno studente avrà la possibilità di valorizzare il più possibile e di individualizzare soprattutto il più possibile il proprio percorso con l'ITS, perché effettivamente l'esperienza di Angelica ci offre diversi spunti, no, di riflessione. L'abbiamo, diciamo, invitata proprio per questo, a maggior ragione per questo. Lei si è laureata, quindi viene da un percorso, diciamo, accademico. Ciò non toglie che l'ITS le sta offrendo l'opportunità non soltanto di affacciarsi già al mondo del lavoro, e l'ha detto perché è già titolare, insomma, di un rapporto lavorativo, ma soprattutto l'ha invitata a riflettere su alcune cose che magari nell'ambito del suo percorso universitario non erano mai venute fuori, sulle quali non aveva mai avuto la possibilità, insomma, di soffermarsi o di approfondire. Con questo io non voglio, diciamo, dire che non bisogna considerare un percorso universitario o che l'ITS sia un percorso migliore rispetto a quello universitario. L'ITS e l'università sono entrambi percorsi di alta specializzazione, tra le altre cose fanno parte entrambi del sistema di istruzione tecnica terziaria italiano, quindi a livello ministeriale, ma hanno delle finalità differenti, nascono con delle finalità differenti. La finalità dell'ITS è quella di contribuire a formare delle risorse umane che abbiano il più possibile delle competenze vicine a quelle richieste dal mondo del lavoro. Quindi questa caratteristica, questa mission che l'ITS nella sua stessa, diciamo, nascita vede e si impone, detta necessariamente, diciamo, delle regole di gioco differenti rispetto a quelle, diciamo, che potete vedere all'interno di un percorso universitario. I numeri sono molto inferiori, tant'è vero che i corsi sono aperti ad un massimo di 25 partecipanti, quindi questo vuol dire che si viene seguiti molto da vicino e che ciascuno studente ha la possibilità di individualizzare e personalizzare il proprio percorso, un po' come, diciamo, ci ha raccontato Angelica nell'ambito della sua esperienza, ma come approfondiremo adesso anche con i docenti che stiamo ospitando e che comunque hanno avuto modo di conoscerla e che hanno poi anche avuto modo di valorizzare la sua motivazione, il suo talento nell'ambito, diciamo, di alcune attività che hanno organizzato insieme. Nell'ambito, per esempio, mi viene in mente un esempio, che è quello della BTM, la fiera sul turismo, una delle più importanti ormai in Italia, che si è svolta a Taranto, diciamo, agli inizi di aprile, nell'ambito della quale, insomma, hanno seguito un progetto chiamato BTM Insiders, hanno organizzato, diciamo, una serie di eventi di formazione per gli operatori del settore, anche grazie, insomma, al contributo di Angelica, che ormai è diventata una loro collaboratrice, diciamo, a tempo pieno. L'altro spunto interessante che ci ha offerto Angelica è quello delle esperienze interregionali e in generale europee ed internazionali che l'ITS offre. Le collaborazioni, anche in ragione del network che poi l'ITS rappresenta, sono veramente ampie. Una in particolare, quella che lei ha rappresentato, è quella che è nata nell'ambito di un progetto Interreg con altri ITS italiani, sempre nell'ambito turismo e beni culturali. Ciò non toglie che vi è la possibilità di svolgere esperienze di stage o di lavoro all'estero grazie al programma Erasmus+, e grazie a tutta un'altra serie di partnership che ormai l'ITS ha stabilito, diciamo, in questi anni, e che consentono quindi agli studenti di poter, diciamo, spendere le proprie competenze, le conoscenze acquisite in aula direttamente in un contesto, diciamo, internazionale. Allora, io ringrazio nuovamente Angelica, che magari poi potrà intervenire anche successivamente qualora ci fossero delle domande, tanto rimarrà con noi per tutto il tempo del webinar, e tra le altre cose ho visto che ha lasciato già i suoi contatti per chiunque, insomma, volesse farle delle altre domande o approfondire, e mi rivolgerei adesso ad Alessandro Stefanio. Allora Alessandro, tu per l'ITS sei stato e sei, insomma, docente di Revenue Management, ma anche e soprattutto di Digital Tourism and Marketing 4.0. Allora, tra le altre cose, in questo momento poi hai circa 7 studenti, se non erro, in stage o in collaborazione presso la tua struttura. Allora, cosa consigli a chi oggi deve scegliere un percorso da intraprendere dopo la maturità, o a chi vuole specializzarsi in maniera professionale per lavorare proprio in questo settore in Puglia, ma non solo in Puglia?
Buon pomeriggio ancora e grazie per l'invito. Guarda, sì, è bello pensare a sette di loro che sono insieme a noi, Angelica poi l'ottava. Oltre a nascere una collaborazione professionale con Angelica, è nato anche un rapporto di stima e di amicizia. Tanto è vero che l'altra sera, dopo una giornata di lavoro molto intensa, ero in apertura, privo la tenuta, e avevo promesso ad Angelica, il suo compagno, di dare una mano ad aprire una pagina della sua struttura, e insieme a Gianluca, tra una chiacchiera e l'altra, abbiamo fatto anche questo. E quindi anche questa è formazione, ma umana formazione tra persone che si stimano. Quindi innanzitutto diciamo questo: se non fosse stato per l'ITS sicuramente non ci saremmo incontrati, come diceva Angelica, e il solido rapporto che si viene a creare tra loro e noi è fondamentale per noi. Quindi il consiglio è quello di essere se stessi, di avere tantissima passione e sacrificio. Io ho scritto, mentre parlavi, delle chiavi, le ho chiamate le chiavi, che sono una, secondo me, che dovrebbe poi fare la scuola, che è quella che vi fa onore, perché è la selezione dei ragazzi. Quindi se viene fatta una giusta selezione, è importante avere da parte nostra anche un pubblico, diciamo, attento e determinato. Le altre chiavi, secondo me, sono la voglia, il sacrificio, la passione, che sono determinanti per questo lavoro, e la preparazione, la formazione, perché l'hospitality, il mondo dell'ospitalità, che per noi è una cosa sacra, dico io spesso, ha bisogno di professionalità. C'è bisogno ormai che i ragazzi sappiano che il mondo del turismo, dell'ospitalità, è qualcosa di importante, che nasce, ripeto, dalla passione e diventa poi un sacrificio, un lavoro pieno di soddisfazioni, un lavoro che fa viaggiare, il lavoro che ti permette di conoscere, di fare incontri importanti che possono anche cambiarti la vita. Questo è il caso di Angelica, ma come tanti di loro, io qua ho dei nomi. Sette ragazzi che tra Sergio Orlanduccio, Antonio Ciminelli, Diletta D'Alba, Giorgia Fracasso del primo anno, Elisa Carrisi, Ilaria Guidotti, Alessia Corvaglia, che fanno parte del mio staff. Il rapporto con ognuno di loro è siglato solamente da loro stessi, dalla voglia, dalla passione che loro hanno. Ognuno di loro poi caratterizza se stare in amministrazione, se lavorare in ricevimento, se avere altre attitudini. Queste poi le costruiscono in azienda loro stessi, e sono loro che decidono se avranno un contratto di apprendistato, uno stage piuttosto che un part time. Dipende, no? Come è importante avere dentro se stessi un obiettivo, metterlo a fuoco e poi essere anche monitorati e seguiti. Tre persone come noi, che sono dedicate a questo mondo, che sono innamorate del mondo dell'ospitalità, si trovano oggi a fare tantissimi altri progetti dove collimano anche le presenze di questi ragazzi, che oggi per noi diventano attori importanti. Io, mentre parlo con voi, ho una di loro nel ricevimento del mio ufficio, che parlando di reception, parlando di revenue, eccetera, mi dicono: prof, sono entrate diverse prenotazioni, cosa faccio? Alzo le tariffe. Cioè, cominciano a entrare in un meccanismo importante dove ci vorrebbero anni, tantissimi anni per arrivare. Quindi a noi fa, a me personalmente, credo anche ai miei colleghi, è un motivo d'orgoglio, perché dà una accelerazione importante alla loro carriera, alla loro crescita umana e professionale. E questo grazie anche a una piattaforma importante come la scuola, che ringrazio per averci selezionato come docenti, insomma. Grazie, grazie mille, insomma, della vostra passione, effettivamente, perché, diciamo, traspare in maniera abbastanza chiara. Passione chiaramente per il vostro lavoro, per il territorio che rappresentate, e anche passione per tutto quello che riguarda questo progetto, no? Poi di formazione, di specializzazione dei nostri studenti. Effettivamente tu, Alessandro, ti sei soffermato su un aspetto importante, che è quello della selezione. E io, diciamo, colgo l'occasione, perché poi il mio ruolo qui è soprattutto questo, cercare di focalizzare, diciamo, alcuni punti fondamentali, però partendo dalle vostre esperienze, dalle vostre testimonianze dirette, cioè quella di chi poi fa l'ITS, ossia gli studenti e i suoi docenti. Tu parlavi di selezione, di un'opportuna selezione che l'ITS svolge. Allora, in realtà la selezione in ITS è necessaria per un semplice motivo.
Perché in Puglia gli ITS sono dei percorsi che non richiedono costi da sostenere, quindi che si configurano, diciamo, come corsi, come percorsi di alta specializzazione a titolo gratuito. Per far questo, insomma, è necessario superare una selezione in ingresso, che richiede quindi il superamento di un test scritto, di un colloquio orale, oltre che una valutazione dei titoli che verranno chiaramente presentati dal singolo candidato che si iscrive all'ITS in sede di iscrizione online oppure insomma in presenza, che dir si voglia. La selezione è sicuramente diciamo, la chiave in più che consente di diciamo, testare e valutare già sin dall'inizio, sin dalla fase per l'appunto di selezione, l'attitudine e la motivazione del singolo studente ad intraprendere un percorso di questo tipo. Tu lo dicevi, chi ha diciamo, la possibilità di frequentare un percorso ITS, quindi di accedere alle opportunità che un percorso ITS offre, può a tutti gli effetti personalizzarlo sulla base di quelle che sono le proprie attitudini, no? Hai detto tu stesso che sono i ragazzi stessi quasi a scegliersi il ruolo e le mansioni da svolgere, ma come se lo scelgono? Cioè, sia chiaro, con chiaramente la tua guida, la guida insomma di chi decide di prenderli al proprio fianco, di chi li ha guidati nella parte diciamo più strettamente intesa come aula, come parte di formazione, e che quindi evidentemente ha visto in loro delle caratteristiche tali per cui poi possono mettersi in gioco in un contesto lavorativo anche con mansioni importanti come quelle che stavi diciamo accennando, che sono delle scelte un po' di carattere più strategico, comunque di carattere più rilevante. Allora io sì, vedo delle mani alzate, vi inviterei a scrivere in chat tutte le domande, poi magari al termine cerchiamo anche di far intervenire eventualmente qualcuno a voce, però vi prego di interagire con la chat perché è più semplice per noi tenere traccia insomma poi delle domande. Quindi sicuramente la selezione è un aspetto importante, chiariremo anche tutti gli aspetti, insomma vi ricordo tra le altre cose che le iscrizioni per il prossimo biennio sono già aperte, quindi sul nostro sito itsturismopuglia.gov.it è possibile già effettuare la preiscrizione per il prossimo biennio e quindi accedere alla prima selezione che probabilmente si svolgerà diciamo tra la fine di maggio e la prima metà del mese di giugno, quindi non perdete diciamo questa opportunità se siete davvero interessati e motivati ad intraprendere un percorso di questo tipo che offre effettivamente queste opportunità, così come ci stanno ricordando e facendo notare effettivamente in maniera molto efficace i nostri ospiti. Allora io ti ringrazio Alessandro e passo diciamo al tuo collega, magari ci rivediamo dopo per altri approfondimenti. Intanto davvero grazie della tua disponibilità. Allora, Gianluca Metrangolo, all'ITS insegni CRM, Customer Relationship Management, ossia tecniche di gestione di una clientela sia esistente che potenziale. Quindi fondamentalmente tu ti occupi di formazione con un focus specifico in ambito vendita e in ambito marketing. Bene, la trasformazione digitale, anche un po' imposta dal Covid, dall'emergenza sanitaria, sta avendo il suo impatto chiaramente anche sul settore del turismo e sul modo di vivere le esperienze, oltre che di sceglierle e di prenotarle, no? Da parte del viaggiatore e del turista. Quindi secondo te quanto è importante il costante aggiornamento tecnologico e come fai in modo che diciamo, gli studenti dell'ITS possano acquisire questo aggiornamento tecnologico utilizzando gli strumenti più adeguati e più avanzati, perché non dimentichiamo che diciamo, le materie legate alle nuove tecnologie sono al centro di tutti i percorsi ITS, a prescindere dalle, diciamo, dalle specializzazioni e dagli indirizzi di studio. Grazie Imma, e grazie a chi interviene questo pomeriggio. Allora, intanto in realtà la trasformazione digitale in ambito turistico avviene da circa 20 anni. Perché già nel 2000 esistevano i primi siti internet per strutture ricettive, ma in realtà poi nel tempo non tutti poi si sono evoluti. Io sì, nel modulo del secondo anno di digital marketing mi sono occupato appunto del CRM, che come spiegavi prima è il Customer Relationship Management, quindi tutta quella relazione tra la struttura ricettiva e gli ospiti, perché in realtà la relazione tra la struttura ricettiva e gli ospiti non avviene soltanto quando l'ospite è già in struttura, quando è on site, quindi quando noi ci occupiamo diciamo dell'ospite, ma è fondamentale intanto
conoscere quali sono le abitudini degli ospiti, come un ospite arriva a conoscere la nostra struttura ricettiva e soprattutto come, passatemi il termine, intercettarlo da un punto di vista proprio di scelta della struttura ricettiva. In questo molto fa il valore umano, ma è fondamentale anche essere aiutati dagli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi abbiamo diversi strumenti, tra l'altro in diverse sessioni, in diverse giornate formative, anche Alessandro o io o Alessandro abbiamo utilizzato proprio questi PMS anziché CRM, ed è fondamentale appunto che anche tutte le situazioni, le case tecnologiche, insomma, che si occupano di sviluppare il sistema CRM o il PMS invece che il Property Management System, quindi il programma, diciamo, di gestione della struttura ricettiva, si avvicinino all'ITS. E devo dire, insomma, che in ITS ci è stata data questa possibilità ed è fondamentale, perché noi trasferiamo ai nostri studenti quelle che sono tutte quelle tecniche di marketing che fondamentalmente sono online, ma tutte quelle tecniche di marketing di cura dell'ospite, sia quando l'ospite ancora la struttura ricettiva non l'ha scelta, quando l'ospite, prima che l'ospite arrivi in struttura, la cura dell'ospite all'interno, diciamo, del suo periodo di vacanza, e successivamente, perché è fondamentale, il CRM gestisce anche tutta quella che è la reputazione della struttura stessa. E ovviamente la reputazione si ricollega con il revenue, quindi più abbiamo una reputazione alta come struttura ricettiva e più riusciamo ad avere un incremento di vendita di camere, appunto, e un incremento di vendita della struttura ricettiva stessa. Una nota fondamentale per me è non soltanto, cioè all'interno di ITS ci sono delle classi e delle classi molto eterogenee, non c'è un limite di età. Io quest'anno, per esempio, ho avuto degli studenti che andavano dai 20 anni fino ai 50-52 anni, e questo è fondamentale, perché magari molti di loro hanno già delle attività in piedi, ma vogliono formarsi per conoscere meglio quali sono le tendenze turistiche o come gestire al meglio la propria struttura ricettiva. Ma fondamentale è anche la scelta dei docenti in ITS. Io devo dire, ho conosciuto molti dei miei colleghi e ho riconosciuto nei miei colleghi tanti professionisti, quindi è fondamentale che ci siano appunto queste figure che trasferiscano il loro know-how, la loro conoscenza all'interno delle classi. E la cosa fondamentale ancora è che tutti questi docenti sono attori attivi all'interno del comparto turistico. Quindi non ci occupiamo soltanto di trasferire modelli di comunicazione solo sulla carta, quindi solo teoria, ma è fondamentale trasferire la pratica, perché noi portiamo in classe, portiamo in aula proprio quella che è la pratica. Noi giornalmente apriamo anche i PMS delle nostre strutture, anziché CRM, per far vedere proprio come viene gestito un ospite e come viene gestita una prenotazione, anziché una strategia tariffaria. Quindi questo è fondamentale, portare poi l'attività all'interno delle aule. Certo, certamente. Grazie Gianluca. E tu infatti ci hai ricordato un altro aspetto, che l'ITS rappresenta in pratica la quintessenza di quella che, diciamo, in ambito europeo viene chiamato learning by doing, no? Cioè l'apprendimento basato sul fare. Quindi assolutamente questo legame molto forte tra quello che viene fatto in aula e il reale contesto lavorativo è, diciamo, al centro di tutta la metodologia didattica ITS, che ci piace chiamare metodologia attiva, pratica, ma soprattutto esperienziale. Voi stessi, diciamo, vi siete definiti docenti non accademici, ma operativi ed esperienziali. Quindi effettivamente, insomma, si vince come poi l'applicazione pratica di quelli che sono i software, piuttosto che le tecnologie o le tecniche che voi quotidianamente adottate all'interno delle vostre strutture, del vostro lavoro, facendole vedere in aula agli studenti e mettendole a lavorare già durante le esercitazioni, diciamo, che fate nell'aula. Ecco, da questo diciamo si evince in maniera molto chiara e molto lineare come poi viene svolta tutta la formazione nell'ambito di un biennio formativo con l'ITS.
Questo, diciamo, è il valore aggiunto rappresentato da questo famoso learning by doing o learning on the job. Cioè tutto quello che viene trasferito in aula viene trasferito con una metodologia immediatamente calata nel contesto reale e che quindi consente chiaramente a tutti gli studenti di avere un asso nella manica da giocarsi nel momento poi dello stage, che è comunque parte integrante del percorso e che soprattutto è uno stage obbligatorio, che quindi diciamo fa parte dell'intero biennio e che anzi viene persino valutato al termine proprio per il conseguimento del titolo di studio finale, che ricordiamo è un titolo di studio rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e che corrisponde al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche, quindi è un titolo riconosciuto a livello europeo e quindi consente il reciproco riconoscimento, insomma, anche in altri paesi dell'Unione Europea, grazie per l'appunto allo strumento che è il quadro europeo delle qualifiche, e si colloca ad un livello intermedio tra diploma di maturità e laurea triennale, quindi ITS come quinto livello e con un titolo di studio rilasciato direttamente dal Ministero dell'Istruzione, quindi non è un attestato o una qualifica o una certificazione, è un vero e proprio titolo di studio rilasciato al termine, diciamo, dopo il conseguimento dell'esame finale, dopo il superamento delle prove previste dall'esame finale, che tra le altre cose è un esame che prevede lo svolgimento di una prova orale e di due prove scritte con una commissione composta da esperti nominata direttamente dal Ministero dell'Istruzione. Questo, diciamo, a chiusura dell'intero percorso formativo, al termine del quale chiaramente si svolgerà anche un lavoro, diciamo, di ricerca e tesi che chiameremo project work, come se fosse, diciamo, la discussione di una tesi di laurea. Allora, io ringrazio Gianluca, magari ci vediamo tra poco per altre domande e altri approfondimenti, e saluto nuovamente Raniero Lomartire, dove, diciamo, lui mi risulta come docente di risorse umane e gestione dei conflitti, ma anche tecniche di negoziazione. Allora, diciamo che le tecniche di negoziazione sono sicuramente una competenza che non è comune a tutti, e soprattutto non tutti ne sono in possesso, ci vogliono anni e anni di esperienza per poter acquisire, diciamo, una competenza in materia. Quindi, sulla base di quella che poi è la tua pluriennale esperienza, quali sono secondo te le competenze personali che un'azienda di questo settore ad oggi ricerca in questo momento storico soprattutto, e come l'ITS riesce ad allenare e a valorizzare queste che chiameremo soft skill, no? Queste competenze trasversali da parte degli studenti? Ecco, è una bellissima domanda, una materia difficile, perché chi fa operativo, la gestione delle risorse umane è l'aspetto più delicato. Intanto ITS, solo per aver deciso di dedicare, insomma, molte ore a questo argomento, insomma, ha già fatto un grande passo rispetto a, insomma, alla normalità, perché la gestione delle risorse umane è l'aspetto più delicato, ma soprattutto è quello più importante. Il nostro approccio è quello di formare manager, e quindi è questo il nostro approccio rispetto agli studenti ITS. Noi abbiamo ben chiaro, insomma, grazie alla nostra, insomma, esperienza, abbiamo ben chiaro il ruolo del manager moderno, che non è più il manager, diciamo, di 10 anni fa, di 20 o di 30. E oggi il nuovo manager è un manager più umano. Forbes ha scritto un articolo, ha dedicato, insomma, tempo alla descrizione del manager moderno, che è il manager gentile, quello che fa gruppo. Per cui è proprio un approccio differente che noi proponiamo durante le nostre sessioni di docenza. Un altro aspetto, perché poi, ecco, un altro aspetto che tocca, insomma, le emozioni, è quello che noi insegniamo, quello che prima veniva definito self-control,
a controllare le emozioni, perché sul luogo di lavoro ci si deve sempre presentare con un bellissimo sorriso, facciamo anche tecniche di allenamento a come bisogna sorridere. E da un lato insegniamo a controllare le emozioni e dall'altro invece le sviluppiamo, cioè lavoriamo sulle emozioni e quindi insomma sulla, proprio per valorizzare la guest experience, perché se abbiamo diciamo delle persone che stiamo formando, l'obiettivo è quello di sviluppare il talento delle persone. Il talento è semplicemente quello che un tempo si chiamava hobby. Oggi invece il talento delle persone e più si sviluppa il talento dell'individuo e più performante è la prestazione dello studente sul posto di lavoro e più sarà veloce la carriera, perché si lavora su quel talento. Ed è mi rifaccio a ciò che diceva Alessandro, che alla fine sono gli studenti che decidono che cosa fare. Perché? Perché noi diamo una diciamo formazione generale e anche molto specifica su ciò che il turismo e l'ospitalità nel 2024, cioè ragioniamo insomma anche con anticipo. E quindi lavoriamo su tutti questi aspetti e gli studenti che consideriamo futuri manager li proteggiamo anche, perché non è più uno stage formativo dove si fanno le fotocopie, sono veramente con le mani in pasta direttamente in quel, e hanno questa grande fortuna che non devono fare il percorso lunghissimo di gavetta, ma entrano direttamente dalla porta principale che noi li prospettiamo. E quando dico che li proteggiamo, è perché il sistema formazione, inserimento del stage, inserimento nel mondo del lavoro, è un ciclo che tutti quanti dobbiamo proteggere, perché nella mia materia si parla anche di etica aziendale. Di etica aziendale, per cui del rispetto del innanzitutto del valore umano e delle persone. E secondo, perché se il lavoratore è felice, questa percezione di felicità viene percepita dall'ospite e tutta questa felicità genera la felicità aziendale. Per cui c'è tanto da fare, abbiamo bisogno di tanti studenti del primo anno, perché qualcuno questo lavoro lo deve pur fare. Qua si parla tanto di crisi del sistema, noi siamo tanto appassionati e siamo dentro, per cui conosciamo bene quali sono le criticità e oggi dobbiamo trasmettere la passione, l'amore per questo settore che è il turismo e che sarà sempre di più diciamo uno dei PIL importanti per la nostra regione Puglia e per tutta l'Italia. Promuoviamo in generale la nostra economia. Esatto. Assolutamente Raniero, io condivido diciamo tutto quello che hai detto, non so se ti ho interrotto, se volevi concludere, però veramente non vedevo l'ora di tirare le fila di quello che è il tuo discorso, perché hai toccato veramente due punti che poi sono un po' alla base, no? Non soltanto della logica con cui nascono e operano gli ITS, ma anche su quello che oggi è diventato un tema di discussione, diciamo, anche abbastanza scottante, che è quello dell'etica e della responsabilità etica da parte dell'azienda, da parte dell'imprenditore, a maggior ragione in questo settore, no? Che è un settore, diciamo, quello turistico e della ricettività in generale, che è un settore delicato. In questo periodo se ne discute tanto, insomma, se ne sta discutendo ancora molto. Però, diciamo, è bello sentire invece da parte vostra, che siete imprenditori, operatori, che giornalmente, diciamo, lavorate sul campo,
sentire, diciamo, quella che è una prospettiva veramente che ci fa ben sperare per il futuro, perché in effetti non possiamo più prescindere ormai dal vedere un futuro del mondo del lavoro dove il lavoratore va a lavorare col sorriso, ma soprattutto è in grado di interfacciarsi con un turista, con il proprio utente in maniera adeguata. A maggior ragione in un settore come quello, diciamo, che vede nella relazione con il pubblico, come quello turistico, un elemento fondamentale. Ma questo ci riconduce anche ad un altro aspetto, che è quello legato all'importanza oggi di quelle che sono le soft skill, le competenze trasversali, cioè il sapersi relazionare non soltanto con il pubblico, ma anche con il proprio collega piuttosto che con il proprio datore di lavoro. Tutti i recenti report e le recenti indagini, diciamo, da parte delle più importanti agenzie per il lavoro a livello mondiale hanno dimostrato come da qui al prossimo ventennio un candidato con delle soft skill più accentuate rispetto magari a delle hard skill, che sono poi quelle competenze più prettamente scientifiche e tecnologiche, magari più sviluppate rispetto alle soft skill, verrà comunque preferito un candidato con competenze trasversali, quindi relazionali, più allenate, più sviluppate. Questo, diciamo, proprio a sottolineare e a testimoniare l'importanza dell'aspetto, appunto, della relazione, del comportamento, della propria presentazione ed interazione personale. Questo, ricordiamolo, ci avvicina anche a un altro tema, che è quello per l'appunto delle relazioni internazionali in un mondo, diciamo, come quello del turismo, che effettivamente, come il turismo pugliese, che è una meta ormai riconosciuta a livello mondiale, la nostra Puglia, non possiamo prescindere dal pensare ad un turismo che si deve per forza affacciare al mondo e che quindi deve essere in grado di sapersi relazionare con tutte le varie culture, con gli usi e i costumi, diciamo, provenienti da tutto il mondo potenzialmente. Quindi è chiaro che questa è un'altra delle competenze che l'operatore, il manager del futuro dovrà necessariamente, insomma, possedere, e che comunque noi all'ITS, grazie alla collaborazione, insomma, di docenti all'avanguardia e così, diciamo, appassionati come voi, sicuramente stanno contribuendo a portare avanti. Allora, io diciamo, intanto ringrazio tutti gli ospiti per nuovamente, insomma, ancora una volta, davvero per questo interessante dibattito, per questo interessante colloquio. Mi piacerebbe dare, diciamo, tramite le slide che ho preparato, giusto qualche indicazione tecnica per, come dire, approfondire un po' la modalità per l'iscrizione, piuttosto che la durata del corso, quindi qualche dettaglio un po' più operativo. Tuttavia, vedo che forse ci sono alcune domande in chat, non so se... ok, ci hanno salutato dall'Istituto Alberghiero di Manfredonia, io sono, insomma, ricambio il saluto in maniera molto cordiale, sono molto contenta di avervi qui con noi, spero, insomma, che gli studenti possano trarre beneficio da questo webinar. E poi c'era qualcuno che aveva alzato la mano, non ricordo in particolare chi fosse, però se magari può farlo nuovamente possiamo eventualmente abilitarlo. Ah, qualcuno chiede, sempre in chat, se prevediamo degli stage all'estero. Sì, effettivamente lo dicevamo prima, lo stage all'estero può essere, anzi è in generale, noi favoriamo, cerchiamo di sollecitare, insomma, tutte quelle che sono le esperienze all'estero, proprio per contribuire il più possibile all'allenamento, insomma, alla valorizzazione ulteriore di quelle che sono queste soft skill di cui stiamo parlando, no? Cioè il saper interagire in contesti multiculturali, in contesti che vanno anche al di là di quello che è l'aula ITS o il proprio territorio, diciamo, in senso più circoscritto. Quindi, grazie al programma Erasmus Plus, grazie ad una piattaforma che si chiama OSCO per, diciamo, il recruitment nell'ambito dell'ospitalità e del turismo in generale, e grazie anche a un'altra serie di partenariati rilevanti a livello europeo e mondiale, l'ITS cerca di favorire esperienze all'estero in termini di stage e in termini di approfondimento di studio per tutti i propri studenti. Questo ovviamente con una grande attenzione verso il tema delle lingue straniere, che comunque vengono erogate per l'intero biennio, l'inglese e il tedesco generalmente come seconda lingua, che vengono studiate per l'appunto per tutti i 2 anni, ma che vengono quindi
approfondite grazie alla possibilità di svolgere delle esperienze fuori. Quindi sì, assolutamente sì, sono previste esperienze all'estero. Chiaramente, diciamo, i 2 anni della pandemia sono stati un po' un momento di, non di blocco, ma sicuramente di riduzione di questo tipo di esperienze per motivi legati non alla nostra volontà, come tutti sappiamo, ma adesso, insomma, stanno ripartendo tutti quelli che sono i programmi di approfondimento non solo linguistico ma anche esperienze di stage all'estero per i nostri studenti. Quindi sicuramente sì, penso, spero di aver risposto alla domanda. Francesco chiede: quali sono le aziende con le quali collaborate? È possibile fare stage sulle navi da crociera? Allora, questo è un altro tema. Abbiamo, diciamo, un numero di aziende che non è possibile, diciamo, elencare qui in sede di webinar, perché sono veramente tante. Abbiamo un partenariato di centinaia di aziende locali, quindi pugliesi, ma anche italiane, europee ed internazionali, come vi dicevo. Costa Crociere è sicuramente un nostro partner, tant'è vero che dal 2019 abbiamo iniziato ad operare ogni anno con questa importante compagnia di navigazione, che quasi ogni anno ormai ci commissiona, nel vero senso della parola, un percorso di studi legato quindi a quelle che sono le specifiche esigenze espresse da Costa Crociere per andare a lavorare poi al termine del biennio a bordo delle navi, con uno stage quindi previsto nell'ambito del biennio proprio a bordo di queste navi. Bene, un percorso di questo tipo si è concluso nel 2021 e un altro ne è partito, insomma, proprio diciamo quasi contemporaneamente. Chiaramente questo dipende dai fabbisogni espressi dalla singola azienda, che in questo caso sarà Costa Crociere, ma lo stesso vale per tutti gli altri percorsi ITS, che quindi variano la propria offerta formativa, la propria sede e i propri indirizzi di specializzazione sulla base di quelle che sono le domande espresse da parte delle imprese in termini di fabbisogni professionali e quindi competenze e conoscenze per interfacciarsi con il mondo del lavoro. Quindi Francesco sì, sicuramente sì, se devo rispondere alla tua domanda. Maria Gallo è sicuramente una docente che ci dice buon pomeriggio dall'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Dante Alighieri di Cerignola. Buon pomeriggio, professoressa. Sì, effettivamente ci sono diverse scuole che immagino siano collegate, anche perché il webinar dava, diciamo, dà diritto a un attestato di partecipazione che è valido ai fini del PCTO, quindi per l'orientamento. Anna Di Matteo voleva chiedere... Prego, prego Francesco. Anna Di Matteo invece voleva chiedere se c'è un limite di età. Allora no, non è previsto un limite di età per iscriversi all'ITS, anche se naturalmente durante la selezione c'è da dire che, diciamo, a parità di punteggio generalmente viene diciamo indirizzato verso l'ingresso nel corso il candidato più giovane. Però assolutamente non è previsto alcun limite di età per poter accedere a un percorso ITS. Io chiedo ai colleghi della regia, gentilmente, se mi possono informare se ci sono state delle domande sulla pagina Facebook, perché non ho la possibilità di visualizzarle. E nel frattempo rispondo a Cosmo Mazzotta, che ci chiede se è prevista la frequenza dei corsi nella fascia pomeridiana, nel caso, insomma, in cui ci sia uno studente lavoratore. Allora, sicuramente è prevista, nel senso che, provo a spiegarmi, un percorso ITS viene generalmente programmato sulla base di quelle che sono anche le esigenze un po' della classe, no? Che si viene a costituire. Quindi nel momento in cui viene svolta la selezione, si costituisce l'aula e diciamo l'aula prende, come dire, coscienza insieme al direttore, al tutor, di quella che è poi l'attività didattica da portare avanti, si può eventualmente valutare la possibilità di fare lezione nel pomeriggio oppure generalmente, come facciamo, la modalità mista, quindi lezioni mattina e pomeriggio alternando, diciamo, durante la settimana. Però sicuramente l'ITS è un percorso, diciamo, che si può unire ad un percorso lavorativo, quindi ad uno studente lavoratore si addice chiaramente, magari con qualche sforzo, con qualche sacrificio in più, soprattutto in termini di tempo, però assolutamente sì, abbiamo tanti studenti lavoratori. Angelica stessa, diciamo, ne è un esempio, visto che poi lei nell'ambito, diciamo, del corso ha trovato la sua occupazione, anche se già Angelica era attiva, diciamo, dal punto di vista della sua professione.
professione, però sicuramente poi con l'ITS ha avuto un'ulteriore opportunità ed effettivamente ha dimostrato, insomma, che è possibile, è sicuramente possibile frequentare l'ITS parallelamente ad un impegno lavorativo. Mi dicono da Facebook che non ci sono domande per il momento, quindi io volevo chiedere agli ospiti se secondo voi, diciamo, c'è qualcosa da aggiungere, qualche altro aspetto che vi sentite di sottolineare o di mettere in evidenza che magari non è venuto fuori nell'ambito, diciamo, del nostro bellissimo dibattito. Magari nel frattempo vado anche un po'. Io sì, perché mentre parliamo tutto è vero, tutto è reale, tutto è bellissimo, però quello che voglio sottolineare è che realmente poi è difficile. Cioè è una scuola, è un istituto, è un'accademia, quindi bisogna rigare dritto, ci sono regole e regolamenti, ci sono imposizioni che vengono dall'alto che vanno seguite, ci sono orari di lavoro, ci sono laboratori. Poi lo stage non vuol dire liberarsi da scuola e diventare manager d'albergo, mettersi una giacca bella, pulita e cominciare a dirigere i lavori. Non funziona così. Bisogna partire dal basso, che non vuol dire che noi facciamo partire dal basso. Poi uno sale subito, abbiamo detto prima, no? Per il principio della voglia di fare e dell'autocandidarsi al far bene. Però è un percorso duro. Molte volte mi hanno chiesto in aula, professore, andiamo lì, magari non ci siamo trovati bene. Anche lì è un incontro tra due persone che non si conoscono, tra un'azienda e uno studente. Uno può entrare con miliardi di aspettative e gli altri possono deluderle o premiarle. Cioè, non è facilissimo, ci vuole tanta determinazione, come ho detto prima, e ricordiamoci che è una scuola che dà oggi quello che a me non ha dato la mia laurea in economia con la specializzazione nel turismo, e lo dico non perché voglio fare pubblicità alla scuola, non sarei qua, insomma, quindi la faccio con orgoglio, la pubblicità all'ITS, ma perché non ho avuto la fortuna di avere la possibilità di avere docenti che mi dicessero vieni nella mia azienda. Vieni nella mia azienda, sono cose che potrebbero cambiare la vita a questi ragazzi che a pochi chilometri da casa potrebbero trovare il lavoro dei loro sogni, che non vuol dire partire, andare per forza all'estero, sì, può anche volerlo significare, però ricordiamoci di una cosa fondamentale: noi dobbiamo fare destinazione nella nostra regione, nella nostra Italia, in Puglia. Abbiamo la possibilità di farlo anche grazie alla scuola, come noi cerchiamo di fare rete tra gli imprenditori, è bene farlo anche con gli studenti. Come diceva il mio collega Raniero, che ce ne fossero di prime, perché noi abbiamo difficoltà a trovare questi ragazzi ed è bellissimo quando possiamo trovarli e dargli una grande possibilità a loro per approcciarsi al mondo del lavoro e a noi stessi per poter delegare forse un po' e concentrarsi anche in nuovi progetti. Grazie Alessandro per le precisazioni, ti ringrazio molto perché effettivamente è importante anche, no, sottolineare l'aspetto dell'impegno, l'aspetto, diciamo, dell'aspettativa da parte dello studente. È un'accademia, quindi sicuramente ribadisco, insomma, mi sento di ribadire che bisogna garantire il massimo impegno. Non ci sono, diciamo, particolari omaggi o regali per nessuno, nel senso che bisogna dimostrare effettivamente di essere motivati e soprattutto di avere attitudine, no? Poi a spendersi all'interno di questo settore. Però come abbiamo, immagino, testimoniato e dimostrato anche nel corso, diciamo, delle testimonianze che abbiamo raccontato qui, i risultati si vedono quando, diciamo, ci sono tutte le premesse. Io leggo diverse domande, infatti mi affretto, diciamo, a rispondere perché vedo che ne sono arrivate tante e questo mi fa molto piacere. Allora, chiedono quanti giorni a settimana si frequenta. Generalmente la frequenza è prevista dal lunedì al venerdì, dal mese orientativamente dalla fine di ottobre, inizi di novembre fino ad aprile, perché poi, diciamo, tra aprile e maggio inizia la fase di stage. Quindi orientativamente il calendario è questo, chiaramente con tutte, diciamo, le specifiche esigenze del caso. La preiscrizione, chiede Cecilia, si può fare al momento senza scadenza, però io consiglio a chi è interessato di farla sin d'ora per poter accedere ad una prova di preparazione diciamo, le selezioni. Ci saranno delle sessioni apposite per preparare tutti coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, che si svolgeranno, come dicevo,
tra la fine del mese di maggio e l'inizio di giugno, presumibilmente prima degli esami di maturità. Quindi io invito tutti coloro che sono interessati a procedere il prima possibile con la preiscrizione. In base a cosa non si potrebbe essere ammessi al biennio? Allora, questa è una bella domanda, in realtà, perché diciamo parte, come dire, al contrario, però è un bello spunto. Allora, si viene ammessi al biennio sicuramente, senza esclusioni, se si dimostra di avere una grande motivazione, una grande propensione a mettersi, diciamo, in gioco nell'ambito del settore turistico e dell'ospitalità, all'interno di un percorso di alta specializzazione che offre tutte le opportunità che avete visto, insomma, senza possibilità di sbagliarci. Quindi se diciamo il vostro entusiasmo, la vostra motivazione riusciranno a trasparire nell'ambito della prova di selezione, sicuramente non avrete problemi ad essere ammessi. Chiaramente bisognerà superare la prova scritta e il colloquio, che però è un colloquio più di stampo motivazionale, quindi non vi vengono fatte domande scientifiche o specifiche nell'ambito del colloquio, ok? Quindi spero, insomma, questo sia abbastanza chiaro. Allora, le iscrizioni si possono effettuare già da ora, sia per i maturandi che per tutti gli altri eventuali candidati. Chi chiaramente si sta per maturare indicherà all'interno del modulo di preiscrizione che il diploma deve essere ancora conseguito, quindi lo potrà indicare chiaramente. Il corso non ha costi perché, come abbiamo detto prima, è finanziato dal Ministero dell'Istruzione della Regione Puglia e quindi come tale necessita di una selezione in ingresso. Però non ci sono costi per i partecipanti, a maggior ragione sono previste delle borse di studio messe a disposizione dalla DISU, che è l'ente regionale per il diritto allo studio. Si studiano materie che variano in base alla specializzazione richiesta, che vanno quindi dall'hospitality management al digital marketing, piuttosto che al food and beverage management o alle tecniche di organizzazione di eventi, ovviamente tutto ben condito con tecnologie abilitanti 4.0, lingue straniere e valorizzazione delle soft skill, che sono, diciamo, un po' gli aspetti che abbiamo sottolineato con i tre docenti che sono stati così gentilmente nostri ospiti oggi. Quindi sicuramente queste tre macro aree caratterizzano tutti i percorsi dell'ITS, ok? Poi chiaramente ognuno sulla base della specializzazione peculiare ha le proprie materie di studio, i propri laboratori specifici, ma per far questo, insomma, vi invito a visitare il sito dove a breve verranno, diciamo, sicuramente pubblicati i prossimi piani di studio e i prossimi percorsi in previsione per il biennio 2022-2024. Quanti giorni in presenza? Tutti i giorni in presenza, perché i percorsi ITS sono in presenza, tranne, diciamo, qualche rara eccezione, qualche attività che si può svolgere online, però effettivamente, insomma, è prevista sicuramente la presenza per frequentare il corso ITS. Vediamo se mi sono persa qualche domanda. Dove posso prepararmi? Non ci sono dei libri appositi per potersi preparare alla selezione? In realtà, come vi dicevo, ci saranno delle sessioni di preparazione alla selezione che verranno messe a disposizione di tutti coloro che si iscriveranno alle prossime prove d'ingresso. Quindi iscrivetevi ora. Io vi ricordo, insomma, i nostri contatti. Vi condivido un momento il mio schermo, che le preiscrizioni sono aperte. Questi sono i nostri, diciamo, dati, il sito, la mail, i nostri numeri di telefono, la sede centrale. E vi ricordo anche di seguirci su tutte le nostre pagine, account social, per rimanere, insomma, sempre aggiornati con tutte quelle che sono le novità legate all'ITS. Tiziana Cordella forse vorrebbe intervenire. Io non so se possiamo abilitarla o se ha già, diciamo, interagito abbastanza con la chat. Proviamo un attimo. Ok, Tiziana è abilitata ad intervenire. Se vuole può parlare. Tiziana, ci sei? Ok, forse, diciamo, le abbiamo risposto in chat, anche perché ha scritto un paio di volte. Quindi grazie a Tiziana, che effettivamente aveva
diciamo, fatto presente la sua disponibilità. Credo che Tiziana rappresenti, tra le altre cose, delle aziende, perché ho sentito, diciamo, di recente qualcosa di simile da parte delle colleghe che mi hanno informata. Quindi grazie sicuramente anche ad altre aziende che eventualmente si sono rese disponibili partecipando a questo webinar. E forse è finito anche il tempo a nostra disposizione, quindi io non posso fare altro che ringraziare nuovamente i nostri ospiti. E davvero, insomma, siete stati magnifici per la disponibilità e per l'organizzazione. E soprattutto ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al webinar e che hanno dedicato quest'oretta, diciamo, di questo pomeriggio al nostro webinar promozionale, insomma, informativo. Mi auguro, insomma, che vi siano state date tutte le indicazioni di cui avevate più bisogno, ma sicuramente siamo disponibili per tutti gli ulteriori approfondimenti del caso. Quindi vi do appuntamento, eventualmente, per chi vorrà, alla prossima settimana, perché i webinar proseguiranno per tutto il mese di maggio. Racconteremo anche altre esperienze di altri studenti e di altre sedi e altre specializzazioni dell'ITS Turismo e Beni Culturali della Puglia. Quindi io vi saluto, ancora grazie Angelica, grazie Raniero, grazie Alessandro e grazie Gianluca. Grazie a voi. Grazie mille. A presto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci.